E anche oggi è arrivato il momento di una vostra storia. Ascoltiamo. Noi non veniamo da scuole di azienda o imprenditoria. Ci siamo trovati prima di tutto a seguire l'idea, quindi senza tanto pensare a dove ci avrebbe portato, abbiamo deciso di seguirla, un po' come seguire il coniglio nel buco di Alice. Tra l'altro in un periodo di crisi mondiale. Esatto, sì. Il coraggio vostro. Assolutamente, infatti ce l'hanno anche detto all'inizio, ma siete pazzi, fate un'azienda in questo periodo, non solo fate un'azienda da un prodotto soltanto. Mi piace pensare che la cultura contadina da cui vengo io mi ha anche un po' aiutato. Abbiamo fatto piccoli passi all'inizio e poi con quello che ricavavamo con i piccoli passi si faceva sempre di più, ripeto, non sapendo bene dove ci portava, e poi ci siamo trovati ad avere un'azienda di 35 dipendenti, insomma, coprire un mercato globale, perché vendiamo non solo negli Stati Uniti ma anche all'estero, e stiamo continuando a seguire questa idea. Un'idea che è nata un po' dalla tecnologia LED. Io ho lavorato per tanti anni nel settore illuminazione, in azienda di Firenze, e a un certo punto nel 2010, a fine 2010, è venuta l'idea di mettere la luce in un elemento che fosse già parte dell'architettura. Quindi la luce che si mette sul controsoffitto praticamente viene a far parte del soffitto stesso. Esatto, proprio così, cioè l'apparecchio illuminante è il controsoffitto, è una cosa innovativa. Non ci aveva ancora pensato nessuno prima di lei? No, è una cosa, è una idea abbastanza banale in effetti, semplice come idea, però in realtà poi per farla, il marketing della cosa, e farla funzionare, venderla, non è facile, perché si combinano il settore del controsoffitto e il settore dell'illuminazione, quindi c'è della coordinazione da fare. Avrei potuto fare tutto questo senza l'aiuto di mia moglie, chiaramente, che non è solo partner personale, ma è stato anche un ottimo partner, e lo è nell'azienda. Mia moglie porta con sé, diciamo, la calma, la pazienza, io invece sono più impulsivo, e l'ottimismo, che è cosa molto importante, soprattutto quando siamo in fase di startup, dove tutto è grigio davanti a te. Lui se ne occupa, diciamo, di tutta la parte tecnica, tutta la parte della produzione. Io invece faccio tutta la parte amministrativa, human resources, cioè risorse umane, tutta la parte che riguarda le vendite. Poi insieme facciamo nuovo business, sviluppi all'estero, sviluppi di business con nuovi partners, queste cose qui le facciamo insieme. Noi abbiamo avuto un periodo della nostra vita dove io facevo un altro lavoro e lui faceva il suo, e comunque portava i problemi a casa. Così ora i problemi sono uguali. Io so perché devo lavorare fino a tardi, non devo preoccuparmi di ma come mai va a lavoro fino a quest'ora. No, lo so io perché va a lavoro a quest'ora. Perché l'America e perché Boston? L'America perché quest'idea era ritagliata proprio alla tecnologia dei controsoffitti a griglia, molto usata in Nord America. Boston perché dovevamo stare sulla costa est per un discorso di collaborare con l'Europa. Quando siamo venuti a Boston ci siamo innamorati, io la considero la Firenze degli Stati Uniti. Mi considero comunque un immigrato, è chiaro, anzi qui, dato che siamo vicino a Plymouth, io mi piace dire sono un moderno pellegrino. Tanta gente a volte non si rende conto, ma in realtà il prezzo che si paga a stare qui è alto, perché ci sa famiglia, amici lontani, e quindi quel prezzo ci dà quella voglia inconsapevole a volte di arrivare. Un'altra potenzialità che gli italiani hanno all'estero è che, essendo un po' abituati a quel sistema dove bisogna un po' navigare fra i paletti, come correre con dei pesi, no? Quindi se invece arrivi qui ti tolgono i pesi, vai molto veloce. Senta, i pellegrini sono scappati da una persecuzione religiosa e politica. Lei è scappato da qualcosa? No, assolutamente. Anzi, mi manca molto l'Italia, torno sempre. Fortunatamente ho la possibilità di viaggiare molto per lavoro, quindi tutte le volte che passo con l'aereo sopra l'Italia ci atterro anche.